troviamo a San Marco di Castellabate per i festeggiamenti di San Marco Evangelista e incontriamo il gruppo Euterpe Novi. Questa sera abbiamo scelto a San Marco di Castellabate, che è un teatro proprio naturale della musica folcloristica, è nata tanti anni fa, il maestro Bruno Manente come direzione musicale, Alfonso Toscano al basso, Maurizio Rodio alle percussioni, Giovanni Rodio alle percussioni, poi il maestro Giacomino, che ormai è diventato una pietra miliare della musica popolare cilentana, attraverso varie esperienze dal professore De Vita per terminare ai musicisti del Cilento. E poi abbiamo alla voce Giovanni Guzzo e poi il gentil sesso, che è rappresentato alle sorelle Speranza, Pina e Antonietta, che attraverso i loro balli della taranta e della pizzica questa sera trasmetteranno questo messaggio culturale musicale. Questa è una mia piccola produzione, nel senso che ci siamo avvicinati con il maestro Manente alla musica popolare, anche perché ci attira molto questo discorso culturale che riesce a trasmettere. Abbiamo partecipato alla Notte della Taranta e da allora è iniziata questa nostra avventura insieme agli amici e alle amiche di Novi Velia. Perché il vostro gruppo si chiama Euterpe Novi? Euterpe Novi perché Euterpe è la dea della musica e Novi Velia perché gran parte del gruppo è di Novi Velia, tranne la famiglia Rodio, che è di Vallo della Lucania. Musica popolare è sinonimo di tradizione e cultura. Sì, io penso che attraverso la musica, la storia, poi dietro ogni paese, visto le tammurriate, perciò noi abbiamo un progetto Cilento Tarant che rappresenta un po' il Cilento, poi le tammurriate nel napoletano e poi la pizzica del Salentolo, la taranta in effetti. Da quanto tempo fate musica popolare? Io ho cominciato da piccolo a seguire i grandi quando facevano le serenate con gli strumenti tradizionali e quindi poi ho coltivato questa passione facendo poi così musica sempre caratteristica così della tradizione, facendo anche dei gruppi, istituendo anche dei gruppi folcloristici di bambini, poi di ragazzi, poi di giovani a Novi Velia, appunto ci troviamo sempre con Novi Velia e quindi siamo andati avanti così. Ancora oggi coltiviamo questa passione della musica tradizionale popolare, soprattutto del Cilento, ma anche la musica popolare che deriva sia dal napoletano sia dal Salento, quindi dal meridione d'Italia. Prossimi appuntamenti musicali? Prossimi appuntamenti, diciamo dalla fine di giugno in poi, luglio, agosto, sono i mesi in cui si fa musica, soprattutto dalle nostre parti, e gli impegni sono, oltre che il Cilento, anche fuori del Cilento, quindi diciamo nell'ambito della Campania soprattutto, però speriamo di andare anche all'estero, perché ci è stata fatta una richiesta anche dalla Germania, anche dall'Italia settentrionale, quindi abbiamo soprattutto dell'estate un poco piena, no? Il periodo delle feste, le manifestazioni che si fanno qui, perché c'è molto turismo, soprattutto in questi mesi estivi.